Ok, andiamo ad aggiustare il nostro Black Minnow che le cernie hanno ridotto un po' male. Vedete qui, tagliato anche qui. Qui ha dei morsi, però per fortuna qui è integro sulla coda e quindi con un po' di fiamme, qualche sfiammata, riusciremo a metterlo in sesto. Ok, vado a togliere velocemente questa qui, poi ci sarà la parte finale del video di questa pescata in kayak. Togliamo l'assist, togliamo il suo amo, perfetto. E la prima cosa che dobbiamo andare a fare, dopo averlo fatto asciugare per bene, mi raccomando, è dare qualche colpetto con questo tipo di accendino qui, in modo tale che si vada a fondere la gomma ed attaccarla. Ecco qua. In questo modo già abbiamo fatto buona parte della nostra riparazione. Praticamente è già saldato, però per sicurezza che cosa facciamo? Quest'altra parte qui, dove vedete che c'è praticamente qualche altra apertura, la facciamo fondere per bene. Ecco, vedete, fuso. Se vogliamo possiamo anche dare qualche colpetto qui, così ripariamo anche questa parte per bene. Perfetto. E andiamo a dare qualche altro colpetto qui, in modo tale da farla saldare definitivamente. Perfetto. Ok, quando i Black Minnow subiscono, diciamo, queste rotture, queste morsicate, queste dentate da parte di predatori che hanno un apparato boccale che può romperli, se non sono del tutto, diciamo, tagliati completamente, con questa riparazione li mettiamo in sesto. Qui abbiamo qualche altra piccola micro rottura, vedete come si sana perfettamente. Perfetto. Allora vi consiglio un altro po' qui. Ok, allora vi consiglio questo tipo di accendino qui con la fiamma blu, in modo da non bruciare ed avere una fiamma che colpisce direttamente con pochi, diciamo, pochi secondi, pochi, veramente pochissimi secondi, e che praticamente, come vedete, ce lo salda in maniera perfetta. Ok, ora lo faccio asciugare per bene, poi mi basterà andare a rimettere l'amo principale e l'assist e questo Black Minnow potrà tornare a pescare. Come vedete, all'interno è integro. Ora lo lascio a riposare. Opla, lo lascio a riposare qui. E quando sarà completamente asciugato e saldato, potrò rimettere l'amo centrale e l'assist e riportarlo in pesca. Ok, andiamo alla fine del video.